Ragazzi, se non mettete P10, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Ovviamente non vi dimenticate di cliccare su mi piace sul video, un bel like per supportare il canale. Ovviamente, ragazzi, seguitemi nei link social che vi posto in descrizione. Attivate la campanellina delle notifiche, ve lo ripeto un'altra volta, per mettere P10, perché molti di voi mi sono lamentati su Instagram e non arrivano le notifiche. Non arrivano perché YouTube è un po' fatto così, ma comunque attivate la campanellina su mettere P10. Dobbiamo parlare del fronte portieri della Juventus. Perché? Perché la Juventus sta intensificando i contatti con un portiere italiano molto, molto, molto sottovalutato, almeno per quanto mi riguarda, che è Mattia Perin. Perché dico che Perin è sottovalutato? Perché la maggior parte delle persone, quando parla di portieri giovani sul panorama internazionale, che possono essere considerati numeri uno futuri anche a livello mondiale, Perin non glielo includono mai. Io personalmente credo che Perin sia un ottimo talento, dotato di ottime doti di posizionamento, buoni riflessi, anche capacità di concentrazione, di direzione difesa e di direzione in generale mentale della difesa durante la partita. E molte persone invece non la pensano come me. La Juventus sta intensificando i contatti, a quanto pare la pensa appunto come il sottoscritto, perché vorrebbe portare Perin a fare il secondo di Szczesny l'anno prossimo. Perché tutto questo? Perché spendere 20 milioni di euro, perché questa è la cifra, per un portiere che gioca titolare al Genoa e che avrebbe le doti comunque per fare anche il primo portiere di una squadra come la Juve? Perché parliamoci chiaro, ragazzi, è un buonissimo portiere. Perché la Juventus si fida di Szczesny. Quindi Szczęsny al 99%, l'anno prossimo prenderà l'eredità di Buffon, sarà titolare della Juventus a tutti gli effetti, lo proveremo, vedremo come reagisce nel lungo periodo, eccetera, eccetera. Però la Juve al tempo stesso vuole cautelarsi, perché vuole un portiere capace di conoscere il nostro campionato, capace di conoscere gli attaccanti del nostro campionato, capace di garantire una sorta di copertura, se vogliamo chiamarla in questo modo, nel caso in cui Szczęsny non avesse quelle doti che ricerca, secondo me, la Juventus, o nel caso in cui Szczęsny si infortunasse anche. Ovviamente volevo sapere il vostro parere, volevo sapere innanzitutto che cosa ne pensate di Perin, chi preferite tra Perin e Szczęsny ipoteticamente all'interno di un contesto titolare della Juventus e se condividete l'idea di andare a spendere 20 milioni di euro per un secondo portiere, perché personalmente attualmente non abbiamo un secondo portiere per me tra quelli di proprietà che potrebbe andare a rimpiazzare, che potrebbe andare a fare il secondo di Szczęsny. Fatemi sapere, ciao.